Ciao a tutti, sono Luca e oggi voglio farvi conoscere tre programmi che ritengo essenziali per Windows 10. Il primo programma che voglio farvi conoscere si chiama 7-Zip, è un'alternativa a WinRAR o WinZip che ritengo sia la migliore in quanto non solo riesce a comprimere e decomprimere velocemente, ma è anche completamente gratuito. Basta cercare 7-Zip su Google. Vi metto sempre, come sempre, il link in descrizione. Potete scegliere la vostra versione in base al sistema operativo, clicchiamo su download e lo installiamo. Come vedete, l'installazione è molto semplice, molto basilare. Basta cliccare su install, close ed è installato in pratica. Per renderlo il programma predefinito, dobbiamo prima di tutto avviarlo. Potete trovarlo nel menu di start, anche ci sarà 7-Zip File Manager. E per impostarlo come programma predefinito dovete andare su strumenti, opzioni, vi chiederà di associare 7-Zip alle relative estensioni. Potete sia selezionarle tutte quante cliccando su questo simbolo più, altrimenti potete selezionarle singolarmente cliccando sulle estensioni che vi interessano. Ok, nel mio caso mi interessano tutte, quindi vado a selezionarle tutte quante con CTRL A e premo il pulsante più. Ora vi voglio far conoscere gli altri due programmi, sono della compagnia Yobit. Potete accedere al sito cercando su Google. Loro fanno vari programmi per la manutenzione del computer, ma quello che vi consiglio io sono soltanto due, che il primo è per la pulizia del PC ed è Advanced System Care Free, ok? E il secondo è Yobit Uninstaller Free, che è un programma per disinstallare i programmi che non volete più sul vostro computer, che non si limita ad avviare i programmi di disinstallazione, ma va a ricercare ogni file che è stato installato da quel programma e lo elimina. È molto importante questo programma, secondo me, perché vi fa una pulizia veramente puntigliosa e precisa. Con Yobit Uninstaller 8 Free basta cliccare scarica gratis e parte il download, mentre con Advanced System Care cliccate su scarica gratis e vi manderà a questo sito html.it. Una volta che abbiamo finito possiamo procedere all'installazione di entrambi i programmi. Inizierò con Yobit Uninstaller. Fate l'installazione personalizzata se non volete sorprese, perché nonostante siano dei buoni programmi anche loro cercano di installarvi altre cose. Potete scegliere il percorso dove installarla, come creare l'icona sul desktop oppure mettere l'icona sulla taskbar. Quindi procediamo con installa. Come vedete qua vi chiede se volete installare Opera, a meno che non siete interessati ad usare Opera, che è un browser come Chrome oppure Microsoft Edge. Fate no grazie e procedete cliccando su avanti. Una volta finito l'installazione, come vedete, vi chiederà se volete iscrivervi alla loro newsletter. Nel caso volete, inserite qua il vostro indirizzo email, altrimenti basterà cliccare su no grazie. Installazione completata, 5 secondi e si chiuderà. Ed ecco qui il programma, è molto semplice e intuitivo. Qua potete trovare tutti i programmi installati, oltre anche alle applicazioni di Windows. Shop di Windows, come vedete, qua ci sono i giochi piuttosto che tutti i programmi che Windows 10 vi installerà in automatico quando avete una nuova installazione. Lo stesso programma vi consiglierà di installare Advanced System Care. Noi l'abbiamo già scaricato, vi consiglio di utilizzare la versione scaricata perché questa non sempre è l'ultima aggiornata, per cui potete chiudere anche qua. In questo caso chiudiamo, farò un video magari dedicato a questo programma, a questa applicazione, così vi spiego meglio tutte le funzionalità e come utilizzarlo al meglio. Per cui ora passiamo all'installazione di Advanced System Care e ci troviamo più o meno nella stessa situazione dell'altro programma. Facciamo su installazione personalizzata, ci chiederà come sempre il percorso di installazione, se vogliamo creare un'icona sul desktop, se vogliamo aggiungerla alla barra delle applicazioni, ci chiederà se vogliamo anche lo screenshot tool, che è un programma per catturare le immagini che a me personalmente non interessa, e qui la traduzione lascia un po' a desiderare, vi chiederà se volete avviare Advanced System Care e le applicazioni necessarie all'avvio di Windows. Io vi consiglio di tenerlo avviato così che vi tiene sotto controllo tutto quanto, altrimenti potete anche disattivarli. Se li disattivate uscirà questa finestra che vi indicherà che queste cose non verranno fatte in automatico. Quando volete fare una pulizia ogni tanto saltuariamente basterà disattivare appunto queste caselle
e aprire il programma dal menu start o dall'icona sul desktop. Quindi procediamo con installazione. Anche qui ci chiederà Opera, probabilmente hanno un'affiliazione con Opera. Selezioniamo no grazie, a meno che non volete ancora installarlo. Clicchiamo su avanti e attendiamo la fine dell'installazione. Una volta finito, ancora qua vi chiederà se volete iscrivervi alla newsletter. Noi clicchiamo su no grazie e vi aprirà il programma. Qui possiamo chiudere se si apre il browser. Come potete vedere nella schermata principale, la schermata iniziale, ci sarà già la scansione. Ci vorrà sicuramente un video dedicato perché è un programma molto più complesso. Prima di usare questi due programmi della IOB, utilizzavo CCleaner, ho voluto provare qualcosa di diverso, qualcosa di, possiamo dire, migliore se c'era, e ho trovato appunto questa combinazione dei programmi molto molto efficace. Spero vi sia stato tutto chiaro e utile. Grazie di essere rimasti con me, ci vediamo alla prossima.